Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Questa settimana facciamo conferenza presso la sede della SACAR, perché è il nostro sponsor, e soprattutto perché la famiglia Santarella da sempre è vicina al mondo dello sport vercellese, è una ricaduta sul territorio importante perché ha aiutato diverse società e poi in modo particolare Angelo Santarella è stato un ragazzo della curva dell'hockey e veniva a saltare quando c'erano i bei tempi. E tra l'altro, non ultimo, vorrei sottolineare che quest'anno ha anche offerto un pullman ai tifosi per la trasferta di Seregno. Angelo. Ah sì, no, tanto grazie, questa per noi è un'opportunità. È inevitabile supportare un'iniziativa come la vostra e una realtà sportiva come quella dell'hockey, anche perché le radici a Vercelli sono forti, sono importanti. Quindi chi non ricorda le partite, lei hai detto tu prima, eravamo ragazzini e quindi quando entravi nel palazzetto l'atmosfera in quei momenti non li dimentichi. Quindi quando ti viene chiesto da imprenditore di supportare queste iniziative, seppur per quello che puoi fare, perché noi lo facciamo un po' per tutti gli sport vercellesi, Vercelli, Loki, quindi Loki soprattutto, vista la genuinità e l'impegno che voi ci mettete e ci avete messo e dimostrando di riuscire peraltro bene, e quindi quando l'amico Alvise per la prima volta me l'ha chiesto ho subito detto sì, non ho assolutamente esitato, perché è assolutamente importante per la nostra città dare un contributo e aiutare iniziative così sane. Mi invito peraltro, lo rivolgo ad altri imprenditori vercellesi, che dico chi ancora oggi non si è avvicinato di farlo, perché effettivamente è importante per la città, è importante per l'Occhio, è importante per i nostri figli e quindi per la nostra società. Angelo ha parlato con un amico stampato e sono anni che queste cose le fa, e non le fa solo a Vercelli, anche nelle altre sedi dove il gruppo SACAR è presente. Un progetto di prospettiva che magari ti ha fatto un po' più giovanile. Assolutamente, sì, io mi sento, quando sei vicino allo sport ti senti più giovane, lo sport fa bene a chi lo fa, a chi lo guarda, a chi lo ascolta, io ne faccio poco, non si vede, ma però lo sport è assolutamente importante, fa bene. Abbiamo con noi Davide Costanzo e Ariel Romero. Ariel Romero che ci teneva a fare bella figura, e per chi non lo dico, per chi non c'era sabato ad Agrate, bella figura l'ha fatta, perché quando è entrato nel secondo tempo per 6 minuti la pallina non ha toccato per terra. Buonasera per tutti, ringraziare intanto il nostro sponsor e come dici te, ci tenevo a cominciare a giocare e a fare allenamenti con la squadra. Sono riuscito a fare 3 allenamenti, dopo sono arrivato meglio per la partita e comincio a sentirmi ogni volta meglio e spero di continuare a giocare e a segnare e aiutare la squadra a vincere tutte le partite. Una bella prestazione quella di Agrate, abbiamo visto che l'intesa con i compagni migliora di battuta in battuta, chiaramente non si è ancora tolto. No, e più che altro serve per prendere fiducia, però dobbiamo tenere i piedi per terra, dobbiamo essere umili e continuare a lavorare. E ogni allenamento che abbiamo farlo a 1000 come l'abbiamo fatto settimana scorsa e aspettare già la partita di sabato, che è una bella partita con una squadra che verrà a giocarsela e noi dobbiamo essere preparati. Davide Costanzo un po' distratto perché deve cambiare macchina, guarda, bella questa, bella quell'altra, ma adesso... Non dovevi dirlo, adesso non riesci a dire. Gli facciamo parlare di questo roller Lodi che non era nel girone di Coppa Italia. Sì, lo affrontiamo per la prima volta, li conosco, insomma è una squadra dove possiamo batterli, insomma la nostra squadra è a un livello secondo me superiore, soprattutto nel girone che abbiamo adesso, con l'arrivo di Ariel abbiamo alzato l'asticella di un bel po', quindi grazie anche ai nostri sponsor che abbiamo una squadra di questo, con un organico così, con un organico che è di una categoria sicuramente superiore. Io sono fiducioso, sono sempre stato dal primo momento, non sono né uno che si nasconde, la squadra c'è per raggiungere un obiettivo, adesso sta a loro lavorare, crederci e fare quello che hanno fatto fino a sabato, che niente, nulla di più. Ecco, fino ad oggi abbiamo visto squadre venire a Vercelli chiuse perché ci temono, certo. Il roller Lodi diciamo che
non l'abbiamo ancora visto, però è un gradino in più forse delle altre, con tutto il rispetto per le altre. Ah, sicuramente. Forse sarà una bella partita sabato, nel senso che non saremo solo noi a cercare di giocare, ma che cercheranno. Sì, sicuramente due o tre giocatori, uno lo conosco molto bene perché è San Pellegrini, che ha giocato, insomma, ha fatto un po' di A2, anche qualcosina in A1, però insomma niente di eccezionale, diciamo, rispetto alla nostra squadra, assolutamente. Ariel adesso si deve solo mettere un attimo in forma, conoscere i compagni, perché ha fatto, sinceramente, ha fatto due allenamenti con la squadra, con gli altri li ha fatti in palestra e col mister tête à tête mercoledì, quindi io penso che per i primi di febbraio, quando sarà al 100%, ci farà sicuramente divertire. Io lo conosco, l'ho visto giocare, ci ho giocato contro, quindi so benissimo che tipo di giocatore è. Se avete domande? Sì, io volevo chiedere ad Ariel, al di là della pista e del campo, come ti stai ambientando in città invece? No, infatti ci siamo visti questa mattina con te. Sì. E mi sto ambientando bene perché ho trovato delle persone che mi stanno aiutando, no, a ambientarmi. Ho trovato una città che è molto, molto bella, che mi è piaciuto tanto. E, no, mi sento bene, mi piace. E tutti i giorni a volte cerco, sì, ho un buco per fare un giro, per conoscere, per informarmi, perché no, non la conoscevo prima. Intanto faccio notare una bella sede della Sacra, visto che abbiamo la capienza limitata al palazzetto, se è il caso magari qualche volta andiamo a giocare. Sono una partita qua. Veniamo a giocare qua. Oppure speriamo di avere un palazzetto bello come quello della sede della Sacra. Sì, certo, tutti quelli che giochiamo davanti dovevamo cercare il gol, e quando è arrivato è stato, sì, sicuramente è stato bello, e ti riempie di fiducia, diciamo, ti viene a giocare più sciolto, e dopo per fortuna sono arrivati gli altri tre, però anche trovare l'intesa con i miei compagni, perché ho fatto qualche assist che da me, anche a me mi, diciamo che mi fa felice se posso far segnare un mio compagno. E dopo vediamo anche che Oscar ha fatto una gran bella partita, anche lui si sta ambientando. E le ha mancato segnare, però lui deve stare tranquillo, è un giocatore che alla lunga ci servirà tanto, e dobbiamo essergli vicino. E penso che un gol o non far gol a volte non cambia tanto, l'importante è che lui sia subito fatto trovare disponibile, e che è giovane e che crescerà molto insieme a noi. Non so se avete notato chi c'era sabato, Costanzo sembrava Tarzan quando ha segnato Aria. No, anche al primo gol. Si è messo a gridare. No, perché penso che tutti abbiamo questa voglia io sono il primo che voglio giocare, voglio che già quando è finita sabato, sto aspettando l'altro sabato che arriva subito, perché ho voglia di giocare, è quello che a me mi fa felice, e sono arrivato a un posto dove si sente tanto loco, l'ho capito subito alla prima partita, e ce l'ho gente da fianco, lui, Alvise, Mimo, Vito, e c'è altra gente che non si fa vedere tanto, diciamo, ma che è sempre lì vicino e non mi fa mancare nulla. Io devo ringraziarli, e dopo di che io devo fare il mio, che è allenarmi bene e arrivare bene nella partita e vincere, perché a me e a loro piace vincere. Sì. Invece volevo chiedere a Davide due parole su Brusa, invece, che è un giocatore di cui finora si è parlato forse un po' poco, ma in queste due partite di campionato... È vero, hai ragione. Matteo è un ragazzo spettacolare, eccezionale, bravissimo, sia come persona che sia come giocatore.
Penso che dalle semifinali fino alla partita di sabato scorso abbiamo visto il vero Brusa, è stato impeccabile in tutto, fa dei recuperi, per noi è preziosissimo, come sono preziosi anche gli altri. Diciamo che il fiuto del gol di Monteforte, trovarlo in un altro giocatore italiano è molto difficile, la voglia che ha lui, la precisione, tutto. Io ho di questi ragazzi, di questa squadra, non riesco a trovare adesso un difetto, cioè tutti stanno dando il 100%, è una squadra di professionisti, se venite a vedere un allenamento ve ne accorgete subito, cioè non ce n'è uno, possiamo anche fare 4 ore di preparazione che non c'è nessuno che si tirerà mai indietro, quindi questo era quello che volevo e quello che speravo e l'ho ottenuto, e Matteo è uno di questi, è un professionista. Sì, anche perché comunque hanno tutti una grande capacità di adattamento, visto prima che arrivassero Ariel e Oscar, certo. C'era solo Enea di attaccanti, tutti un po' ruotati. Adesso diciamo il parco attaccanti che abbiamo, Ferrari, Monteforte, Romero, scusate. Matteo stesso ha fatto un ruolo che non era sicuro. Chi l'è? Matteo, lui ha fatto un sì, ruolo. Ma io sono quei giocatori comunque che può anche giocare davanti, dietro, Matteo ha corsa, tecnica, forza, quindi... Cioè, è un ottimo elemento che ha già comunque giocato con lui a Monteforte, quindi anche a livello di compatibilità si conoscono già, e quello già un bel passo avanti. Sì, ecco, lui ha 2 punti di riferimento, sì. Soprattutto all'inizio, però. Cioè, si conoscono. L'idea giusta è quella del presidente, che l'ha sempre detto, Gianni Torazzo, che ci vogliono 3 davanti e 3 dietro, noi ne abbiamo di più, che possono cambiare per dare continuità all'azione, per dare diverse soluzioni tattiche all'allenatore, per dare ritmo alla partita, perché tanto giocano tutti, anche il sabato c'è stato spazio per tutti, bisogna stare solo tranquilli, migliorare l'affiatamento che c'è, poi noi abbiamo modo di giocare, possiamo giocare lento, possiamo giocare veloce, possiamo pressare, possiamo stare larghi, ci sono una varietà di soluzioni che abbiamo un allenatore bravissimo, quindi non ci penso neanche che ci pensi lui. Adesso il problema è suo. I giocatori, c'è sto mazzo di carte, vi ricordo che sono 15, 10 vanno referto, continuo a mischiare. Però è stato bravo perché ha dimostrato sia in Coppa Italia che nelle prime partite che l'opportunità c'è per tutti. Certo, già e ci sarà per tutti. Devo chiedere una cosa, che sulla prevendita che è stata fatta per la capienza massima del palazzetto. La capienza massima del palazzetto in questo momento è 600, la società sta controllando questa situazione e siamo pronti anche a fare delle proposte per ritornare ad avere una capienza adeguata a quella che è la richiesta della tifoseria. Il nostro è stato un campanello d'allarme quello di fare la prevendita per innanzitutto rendere più agevole l'ingresso ai tifosi, però visto che poi 600 dobbiamo fermarci, riserviamo i posti per i soci e gli abbonati e oltre un certo limite purtroppo in questo momento non possiamo. Ma io sono fiducioso su quello che succederà nelle prossime settimane, perché una città come Vercelli, con la tradizione sportiva che ha Vercelli, sicuramente non si fermerà di fronte a qualche adempimento che è necessario per riportare il nostro palazzetto al massimo della capienza possibile. L'assessore Mimmo Sabatino si è dimostrato sempre molto attento in questi primi mesi del suo mandato, e sono convinto che anche il sindaco non si tirerà indietro quando sarà ora di agire. Vi ringrazio molto, ringrazio Angelo che ci ha ospitato. Lo invitiamo al palazzetto. Ringrazio Angelo, voi per l'opportunità. Sabato al palazzetto.